È evidente la rabbia dei lavoratori, i gilet gialli napoletani sono scesi sul piede di guerra. Sopra stanno andando avanti le trattative con la delegazione sindacale dei lavoratori. Noi speriamo che la cosa possa volgere al meglio. Allora, siamo qui davanti alla prefettura di Napoli. La vostra protesta continua. Dopo sabato al Cardarelli c'è stato anche un incontro qui in prefettura che è finito con un nulla di fatto. Incominciamo a dire che oltre alla protesta noi stiamo continuando ad erogare i servizi a tutti gli ospedali, quindi io sfido qualcuno a dire che c'è stato un disservizio, e non è facile pensare al posto di lavoro, protestare e lavorare. Siamo qua perché la prefettura si era impegnata, che chiamava la Soresa, che questa Soresa che è l'ente appaltatrice, ci aveva revocato due lotti, ci ha mandato in mezzo a una strada, insomma. La prefettura ci aveva assicurato che parlava con sta Soresa e ci convocava. Questo non è successo e siamo qua. Adesso le delegazioni stanno sopra e a portare le nostre. Quindi un ennesimo incontro, la Soresa sembra navigare in brutte acque, ma il discorso non è questo, è che 450 persone stanno veramente a rischio perdita posto di lavoro, ma assieme a loro anche l'intero indotto. Ok, sì, è vero. Anche noi, come ha detto il collega, aspettiamo che il prefetto manda una soluzione adatta per i posti di lavoro, proprio come la speranza di tutti quanti noi. Insieme ai lavoratori della Soresa si stanno unendo i lavoratori della Easy Traveling. La Enjoy Traveling è un tour operator, è un vettore sorrentino. E anche in questo caso i lavoratori stanno a rischio di perdita di posto di lavoro. In una regione devastata dalla disoccupazione, questa è l'azione che il governo permette, ma soprattutto anche i governi locali. La testa del corteo è arrivata davanti al palazzo della regione Campania di via Santa Lucia. Gli animi sono evidentemente accesi. Una anomalia, un fatto singolare, uno dei sindacalisti facenti parte della delegazione che è stata stamattina ricevuta in prefettura non ha voluto parlare con la stampa. La cosa ci fa anche un pochino pensare, oltre che ci lascia basiti. Un interrogativo al quale risponderemo probabilmente in un prossimo servizio. Intanto si stanno accalcando gli altri lavoratori, seguiti anche dall'altro corteo che sta sopraggiungendo, scortato dalla polizia in tenuta antisommossa. Ci stanno anche degli autoblindo dei carabinieri per tenere sotto controllo la situazione. In compagnia di Salvatore Longhi stamattina. Salvatore, una delegazione di lavoratori non è stata praticamente ricevuta in prefettura, il corteo si è portato qui a Palazzo Santa Lucia. In prefettura siamo stati ricevuti? Sì, nel cortile, noi eravamo là, quindi c'è stata una forma, diciamo, di non cortesia, ecco, da parte della prefettura. Si poteva ricevere sopra la delegazione e parlarne. No, la prefettura non ha nessuna responsabilità in questa questione, perché ieri la prefettura ha incontrato la Soresa e gli ha detto che loro non hanno emesso nessun provvedimento interdittivo. Pertanto l'American Laundry a tutti gli effetti può espletare il lavoro. Da cosa nasce quindi la sospensione? Il problema è De Luca, è la regione e della Soresa, che evidentemente vogliono far subentrare la seconda in graduatoria che non ha vinto la gara. Quindi c'è un gioco politico. È un gioco sporco che io denuncerò alla Procura della Repubblica, perché ci sarà qualche mazzetta sotto sicuramente. Tentando una mediazione per tentare di fare salire almeno una delegazione di lavoratori. Gli ufficiali di polizia molto disponibili stanno cercando in tutti i modi di tenere calmi gli animi. Voi state cercando, da quello che ho capito, di adoperarvi affinché
avvenga questo incontro fra una delegazione di lavoratori con i sindacati e la regione Campania. Qual è il referente in regione al quale vi state? Ah, io credo che probabilmente dovrebbe essere la dottoressa Palmeri, quindi l'assessore al lavoro, oppure qualche componente. Non delega alla sanità, se non ricordo male. Sicuramente. Perfetto, quindi perdonami, sembra una domanda stupida, la prima domanda che gli farai qual è? La prima domanda che gli faremo è che capire per avere delle citazioni su un documento emanato dalla Soresa, che è un organo regionale, organo di acquisto, è quello lì che deve poi emanare i verdetti sulle gare e tutto qua. Hanno fatto un documento, credo che, non lo so se siete a corrente della cosa, hanno strumentalizzato un documento della prefettura dicendo che c'era una direttiva antimafia sull'azienda e quindi loro non potevano più assicurare i futuri appalti alla nostra azienda, perché c'è una sentenza che ci dovrebbe dare ragione, una sentenza al TAR di un vecchio appalto. Puzza un po' di gioco politico, perché mi pare di aver capito che l'appalto passerebbe all'azienda che ha fatto ricorso. Noi sembra che sia evidentemente un accordo sotto banco. Non lo posso dire di sicuro, ma comunque per quanto mi riguarda puzza un poco, perché fare un detettivo da due mesi da una sentenza che ci dovrebbe liberare gli appalti che ci danno, anno di solidarietà, di contratti, un altro anno di solidarietà riconosciuto che già teniamo e che dobbiamo solo mettere in atto. Quindi in azienda attenderebbe un pochino una serie di eventi. Diciamo che questa situazione, se effettivamente potrebbe la porta avanti la Soresa, ci mette in ginocchio.